Sindaco Dionigi Gaudioso, un po' di attesa ma alla fine viene inaugurata questa struttura che riporta nuovamente uno spazio di socialità alla comunità di Fiaiano. Ma oggi è un giorno importante non solo per Fiano e per il comune di Barana ma penso per l'intera isola, perché abbiamo ripreso una struttura importante, il comune ha speso più di 250.000 euro per metterla a posto. Purtroppo per la burocrazia ci è voluto un po' di tempo per partire, tra gare, ricorsi e vari problemi, ma oggi guardiamo avanti, c'è un'associazione consolidata che da più di 30 anni è presente sul territorio ischitano e che l'ha vinto la gestione, quindi parliamo di Paolo e Anna Massa. Già si è avviato tutto, le due salette della palestra sotto le tribune già stanno funzionando alla grande, quindi da domani si partirà anche col campo. È una cosa importante dare possibilità ai giovani, ai ragazzi di avere spazi a loro disposizione nel miglior modo possibile. Veramente per me è un giorno di gioia, ripeto, per tutti qua, non solo per il comune di Barana ma un po' per tutti. Certamente, io l'ho detto già prima, chi è del posto viene sul posto, vede i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo fatto un intervento, forse uno dei più importanti, probabilmente nella provincia di Napoli, intervento di 500.000 euro di riforestazione, taglio di pini secchi, c'è ancora qualcosa ancora da fare, ma 1.500 piante piantate, più l'irrigazione, quindi siamo pronti anche a un'eventuale estate torrida per contrastarla, quindi con l'impianto di irrigazione. Questo è diventato la Pineta, diciamo, un grande punto di aggregazione per i ragazzi. Noi abbiamo un chiosco che funziona benissimo, un parco giochi libero per i bambini e dei percorsi che sono ancora di più migliorati, veramente bellissimi, quindi io mi aspetto grandi cose per l'estate in questa zona. Per quanto riguarda il campo Don Luigi Di Orio, col PNR abbiamo preso un finanziamento di più di 600.000 euro, quindi verrà rifatto il tappeto perché ormai era usurato e se tutto va bene nel giro di qualche mese inizieremo i lavori, si deve fare solo la gara e aggiudicare la gara, quindi un altro passo avanti sempre a favore dei giovani, perché io l'ho detto già prima, i giovani sono come le piante, più si curano, più crescono bene e più vanno avanti bene, quindi dobbiamo cercare i cittadini del futuro di stare accanto a questi ragazzi per farli crescere nel miglior modo possibile. Certamente noi non possiamo pensare solo a calcio, l'ho detto dall'inizio, quindi a parte la palestra, che ormai là ci sono più di 150 iscritti per il basket, poi si fa anche la pallavolo, ma a giorni verrà inaugurata anche a Piedimonte, a Matarace, un campo playground libero, quindi messo a disposizione dei ragazzi, dove si potrà fare basket, pallavolo o calcio, proprio per diversificare. Quindi stiamo cercando di andare incontro ai giovani con tutta la nostra forza possibile. Questa iniziativa era partita già con la chiesa da qualche anno, se ricordiamo la saletta sotto la chiesa a Fiano, Antonia Spedicata, un'altra ragazza di Fiano venuta meno prematuramente, e anche questi ragazzi, quindi è giusto che si devono ricordare, è giusto che i ragazzi quando si vengono a divertire vedono queste scritte all'ingresso e quindi si ricordano di loro fratelli o di loro sorelle che sono purtroppo scomparse prematuramente, perché noi non ci dobbiamo dimenticare di disgrazie che abbiamo avuto.